Un duro colpo è stato inferto allo spaccio di stupefacenti della movida dell'Alto Tirreno Cosentino. Hashish, marijuana e cocaina venivano spacciati attraverso soggetti, alcuni legati al clan Muto di Cetraro, nei comuni del Tirreno Cosentino, da Ascalea a Cetraro. Un'indagine lampo, ma complessa e impegnativa, che ha seguito uno schema consolidato che vede lavorare insieme procure e forze dell'ordine impegnati quotidianamente contro lo spaccio di droga, che in maniera capillare e sempre più imperante circola negli ambienti dei locali notturni della costa tirrenica e che vede coinvolti sempre più giovani. Noi siamo sicuramente soddisfatti e sicuramente quello che abbiamo fatto è stato fatto semplicemente per togliere droga dalle strade e evitare che figli di persone che abitano nell'Alto Tirreno Cosentino si possano rovinare e prendere strade che non devono prendere. E di questo noi siamo soddisfatti. E proprio dietro quei cappucci, molti volti di ragazzi, alcuni noti, altre nuove leve, oltre alla presenza con ruoli di rilievo di diverse donne, anche una minorenne, che oltre ad un utilizzo personale degli stupefacenti veniva sfruttata nella rete della distribuzione. In particolare sì, operava con un'attività di fiancheggiamento importante perché abbiamo riscontrato proprio il suo utilizzo, tra virgolette, sia per il trasporto del singolo stupefacente per le cessioni alla cliente all'abituale, sia per il trasporto delle forniture intermedie, quindi di forniture anche più consistenti.